Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati, bentornati, se è la prima volta, benvenuti nel canale di Milan Insight. Oggi ragazzi, analisi più pagelle di Cagliari-Milan 0-1. Prima di cominciare però ragazzi, vi ricordo gentilmente di lasciare un like al video, più o meno in questa zona, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. In descrizione tutti i link dei profili social di Milan Insight, il mio personale di Instagram. E il sito internet www.acmilaninside.com. Allora ragazzi, Cagliari-Milan 0-1, partiamo dall'analisi e poi passiamo alle pagelle. Una vittoria, un risultato, ecco, facciamo così, un risultato un po' bugiardo, perché chi ha visto la partita sa ed è conscio che si tratta di un risultato giusto appunto bugiardo e non veritiero in quanto stretto per i rossoneri. Il Cagliari ha avuto praticamente una sola occasione con la traversa di Pavoletti alla fine. Pare che ci sia stato un tocco impercettibile ma importante da parte di Maignan che gli dà quell'aggiunta sul voto. Maignan che praticamente per il resto della partita è rimasto inoperoso mentre lì davanti si è sprecato un bel po', una partita che poteva essere condotta e portata a casa con un po' più di tranquillità, con meno patemi d'animo, senza avere tutta quell'ansia dell'1-0 fino alla fine, però beh, è difficile insomma non pensare a coloro che gufando nelle nostre partite sperano sempre che 1-0, 1-0, 1-0 prima o poi possa arrivare il pareggio e puntualmente rimangono delusi. Devo ammettere che questo un bel po' di godimento personalmente me lo fornisce. Passiamo alle pagelle. Ieri San Giuseppe, festa dei papà, facciamo gli auguri a tutti i papà, a tutti i Giuseppe, e più 6 dall'Inter. Loro hanno una partita da recuperare. Sinceramente non ho visto la partita del Napoli, quindi non so come sia stata e se i partenopei effettivamente abbiano meritato la vittoria. Però, insomma, guadagnare 2 punti sull'Inter, altri 2 punti, è una cosa molto molto buona e che fa sempre piacere. Detto questo, passiamo alle pagelle e partiamo da Magic Mike Maignan. Mike mi sta uscendo un po' più barai, Mike. Maignan, voto 6,5. Importantissimo, come dicevo poco fa, il tocco impercettibile sul colpo di testa di Pavoletti che di fatto manda il pallone sulla traversa. Per il resto della partita praticamente inoperoso, però quel pallone toccato salva il risultato e consente e chiude la partita e mette in banca la vittoria. 6,5 per Maignan. Calabria 6. Davide Davide Ucciu, non mi puoi sbagliare quel gol. Dai, non si può. È palese, si è visto che hai tirato senza guardare. Proprio convinto, straconvinto. Però non mi puoi sbagliare quel golletto. Anche perché hai fatto una buonissima partita. Veramente molto buona. Una delle migliori dell'ultimo periodo. Ha sbagliato il gol. Daviduccio. Dai. Va bene, ce lo conserviamo per quando magari può essere più importante. Kalulu. Che dire, signori? Non so che dire. Kalulu, Tomori, entrambi 7. Signori, non. Allora, sinceramente avevo paura un attimino prima della partita che nei colpi di testa Pavoletti
potesse nei confronti di entrambi avere un vantaggio. Diciamo, avrei voluto la scelta, la messa in campo di Romagnoli, che dal punto di vista dei colpi di testa magari avrebbe potuto lottare ad armi pari con Pavoletti. Tutta teoria smentita, e mister Mettecalulu ha avuto ampiamente ragione. Non hanno creato praticamente niente, ripeto, a parte la traversa all'ultimo nel tentativo di riacciuffare la partita da parte del Cagliari, ma insomma, partita clamorosa di entrambi i difensori centrali. Voto 7. Teo, un po' ambigua la partita, però, signori, non si può dare meno di 6 e mezzo, ma vi spiego perché. Questa è la stagione dove Teo sta migliorando più di tutte. È difficile da capire, è difficile da notare, ma se vedete, nelle altre stagioni veniva notato anche, soprattutto, mi verrebbe quasi da dire, esclusivamente per le cose buone fatte in attacco. Se io vi dico di ieri, della partita di Hernandez, cosa vi ricordate? Voi mi verrete a dire le chiusure su Bellanova nel primo tempo. Mi verrete a dire le diagonali difensive nei colpi di testa a chiudere i cross provenienti dalla fascia mancina del Cagliari. Mi verrete a dire la gestione del pallone nei momenti di difficoltà verso i minuti finali. È migliorato tanto in questo, non in attacco dove non ne ha bisogno, in questo. E sono molto contento. 6 e mezzo per te. Che sì, sei anche per lui. La cosa più sbagliata che si possa fare è paragonare questo che sia quello dell'anno scorso, perché perderebbe sotto qualsiasi punto di vista il confronto. Quello dell'anno scorso era un giocatore clamoroso che praticamente non c'era una partita dove non si notasse. In queste, complice un suo calo, ma complice soprattutto la crescita della squadra, lui sta diventando quasi un comprimario, ecco, mettiamola così. E sinceramente così si può lasciare andare più a cuor leggero, sia pure io vorrei sempre rimanesse. Voto 6 perché sì. Bernaser, 8. Signore, ieri ha fatto una partita per la quale sarebbe stato il migliore in campo anche senza il gol. Una partita clamorosa. Gol bellissimo, al volo di sinistro, mezzo esterno, palla all'angolino, fulminea che non ha dato nemmeno tempo al portiere di buttarsi, veramente bello. Ma a parte il gol, ripeto, una partita clamorosa, tanti di quei palloni recuperati, poi sta migliorando in fase offensiva con i tiri, con i passaggi, perché ieri c'è stata l'occasione di Selemakers verso la fine che poteva essere sfruttata meglio e viene da un suo assist. Bene, 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 molto bene. Bene, Bennacer. Facciamo questo gioco di parole quasi no sense. Leao, ma è da tempo che non notavamo un Leao così ininfluente, così, mi verrebbe da dire, così male, molto semplicemente, una partita dove non ha fatto niente, non ha saltato praticamente mai l'uomo, non si è mai andato a cercare l'uno contro uno. Anche in alcune scelte lì davanti molto, molto discutibili, insomma, male, semplicemente male. Speriamo sia solo una partita.
Voto 5 e mezzo per Leao. Diaz, voto 6. Della tre quarti titolare di ieri, Diaz è stato il migliore, quasi un parolone, però mettiamola così, dai, meno peggio, o perlomeno l'unico sufficiente, perché di Diaz si notano sempre le tante palle perse per gli scontri fisici, però spesso non si nota per i tocchi di prima che permettono alla squadra di uscire le svendagliate dall'altra parte di campo. Scusate, certo, poi però è un trequartista e quel gol non me lo puoi sbagliare. Non me lo puoi sbagliare nemmeno tu quel gol. Piuttosto tirare in bocca al portiere, ma non mi puoi sbagliare quel gol. Non puoi sbagliare di 3-4 metri, cioè così clamorosamente. Posso capire se esce di un filo, diciamo che posso capire. Così dai, Prime, su, sei anche per te. Messias, 5 e mezzo. Ieri più intraprendente la fascia destra che la sinistra. Però Junior, io capisco tutta la tua storia, tutto il tuo merito, la caparbietà per arrivare a certi livelli. Però nel primo tempo, 3 contro 2, tu non mi puoi tirare. Cioè, contro squadre del genere, il 3 contro 2 non te lo concedono mai e tu non lo puoi sprecare a questa maniera. Transizione positiva, offensiva, 3 contro 2. Giroud solo, Leao dall'altra parte, il difensore ti viene in mezzo, a una dei due la devi dare, non puoi fare quella ciofeca di tiro. Per il resto si applica. Però lì serve un upgrade, signori. Serve un upgrade. 5 e mezzo anche per Messias. Giroud, 6 e mezzo. 6 e mezzo perché nonostante abbia sbagliato quel gol nel primo tempo, un tiro che più di istinto non si può, perché di questo parliamo, sul piede sbagliato purtroppo. Ieri ha fatto tante di quelle sponde ottime per permettere alla squadra di uscire e ripartire, che è veramente una quantità impressionante. La prima forse l'ha sbagliata verso poco prima di uscire, verso l'80esimo, 85esimo. L'assist, e che assist, proprio perfetta per il tiro al volo. 6 e mezzo anche per lui. Per quanto riguarda i subentrati, Krunic, 6. È entrato bene, concentrato, il suo fisico lo aiuta a conservare il pallone, abbinato a una discreta tecnica. Bene. Saelemaekers, continuo col dire che sta subendo il fatto di aver perso il posto, 5 e mezzo per lui. Benino Rebic, un po' meglio Rebic ieri, un paio di palle filtranti sul pezzo, su un paio di palle apparentemente perse si va a guadagnare il possesso o il calcio d'angolo. Meglio 6 e mezzo per lui, senza voto Ibra, che è entrato negli ultimi, insomma, 87esimo, 3 più 4 di recupero negli ultimi 7 minuti. Per quanto riguarda il mister, 6 e mezzo per la scelta di mettere Kalulu e non Romagnoli, non che fosse una scelta difficile, ma più che altro per lo studio dell'avversario. Ci si aspettava Romagnoli perché potesse lottare sui colpi di testa con Pavoletti, invece ha messo Kalulu, che ancora una volta ha fatto una prestazione clamorosa e, come avevo anticipato, dovrà essere, a mio parere, titolare da qui fino alla fine della stagione. Questo è quanto, ragazzi. Migliore in campo Benacer, peggiore in campo mettiamola così. Il perché non me l'aspettavo è Leao, per questo motivo è Leao. Ciao a tutti ragazzi, io vi ringrazio, vi ricordo ancora una volta like, iscrizione, tutti i profili social di Mina Inzaghi, veniteci a seguire dappertutto, il sito bellissimo, e io vi ringrazio, vi saluto e sempre forza Milan. Ciao ragazzi.